Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. Sciopero generale domani anche a Sassari, la mobilitazione nazionale dei lavoratori e delle amministrazioni pubbliche, organizzata da CGIL e CISL UIL Funzione Pubblica, avrà due distinti sit-in in città, il primo a Piazza Fiume dalle 9.30 e il secondo davanti al pronto soccorso di Viale Italia per solidarizzare con tutti gli operatori della sanità pubblica del territorio sassarese. A cuore della protesta la richiesta di costruire e rafforzare una pubblica amministrazione e una sanità pubblica efficiente al servizio dei cittadini. Uno sforzo portato avanti ogni giorno, così sostengono le parti sociali, dai lavoratori del pubblico impiego, di sanità, enti locali e amministrazioni centrali. Mancano però le politiche governative adeguate, che non favoriscono le assunzioni e aumentano il precariato. Una politica che il sindacato ritiene miope anche alla luce di certe latitanze in tema di sicurezza sul lavoro, di fornitura dei DPI o nel mancato recupero di risorse per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro. L'imperativo è far ripartire il Paese e la sua economia attraverso la legge di bilancio e i suoi strumenti per rinnovare la pubblica amministrazione, rendendola più capace e moderna. Rinnovare i contratti pubblici e assumere più giovani e professionisti qualificati migliora la pubblica amministrazione e il Paese. Queste le parole d'ordine delle segreterie territoriali della funzione pubblica di CGIL e CISL UIL, protagoniste domani insieme ai lavoratori dello sciopero programmato tra Piazza Fiume e Pronto Soccorso. Rubinetti a secco questo giovedì in città, ancora un'interruzione del servizio idrico a Sassari programmata dall'ente Acque della Sardegna. Il motivo è sempre lo stesso, operare con urgenza sull'acquedotto Coghinas 2 con un intervento di manutenzione straordinaria. Si tratta della quarta sospensione in appena 3 settimane, la terza negli ultimi 14 giorni. In alcuni quartieri del capoluogo turritano la mancata erogazione si protrarrà per 24 ore dalle 9 di giovedì alle 9 di venerdì. Si tratta delle zone alimentate dal potabilizzatore Abbanoa di Truncoreale, ovvero Centro Storico, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. Disagi più contenuti invece per le aree rifornite dal serbatoio quota 300. A Lunesole, Prunizzedda, Carbonazzi e Monte Rosello Alto l'interruzione avverrà dalle 23 di giovedì alle 5 del mattino di venerdì. Niente acqua dalle 9 alle 15 di giovedì e dalle 22 di venerdì alle 5 di mattina di sabato a Lufangazzo, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Valle Gardone e Gioscari, Monte Rosello Medio, Sassari 2, Badde Petrosa. Intanto l'ennesimo intervento dell'ENAS, che oltre a Sassari interesserà anche Porto Torre e Sestintino, provoca una protesta politica. A farsene portavoce il gruppo di Futuro Comune attraverso i suoi rappresentanti, Antonio Piu, consigliere regionale, e Mariano Brianda e Marco Dettori, esponenti del partito nella consigliatura sassarese. I tre chiedono all'ENAS, alla Regione e al Comune le motivazioni che portano ai continui disagi e se vi sia un serio programma di interventi strutturali sul Coghinas. Il coordinamento presidenti dei consigli di istituto Sardegna chiede all'assessore regionale ai trasporti Giorgio Todde che 4 milioni di euro approvati agli inizi di novembre, stanziati a favore dei trasporti scolastici, vengano resi immediatamente disponibili. I comuni, in vista della riapertura della scuola a gennaio, hanno necessità di potenziare l'offerta di trasporto pubblico attraverso convenzioni con ditte e società private per offrire servizi mirati. L'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico da parte degli ultra-quattordicenni è pari al 60% della popolazione scolastica. Pertanto, si legge in una nota stampa del coordinamento, si sollecita l'assessore regionale alla sanità, Mario Nieddu, affinché le promesse vengano attivate per evitare il ripetersi delle situazioni già accadute nei mesi scorsi e che i tamponi rapidi siano resi effettivamente disponibili. È venuto il momento di quantificare e isolare i singoli casi di positività al virus SARS-CoV-2, senza più la necessità di dover chiudere interi plessi scolastici. I presidenti dei consigli d'istituto si rivolgono anche ad Andrea Biancareddu, assessore regionale all'istruzione, per una maggiore incisività nel raccordo con gli altri componenti della giunta, considerato che sono proprio gli studenti delle superiori i soggetti maggiormente a rischio di contagio. L'ultimo appello è rivolto ai prefetti affinché i tavoli di coordinamento ricordino gli orari delle attività scolastiche con le disponibilità
dei mezzi di trasporto. Le soluzioni mordi e fuggi non possono essere più accettate, conclude la nota del coordinamento dei presidenti dei consigli d'istituto delle scuole nell'isola. Sono trascorsi ben 10 mesi senza una vera programmazione. La scuola ha bisogno di certezze. Continua l'aggiornamento del piano locale di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 nel comune di Osiro. L'ultima iniziativa è stata quella di acquistare 400 tamponi e vari DPI per eseguire uno screening gratuito sull'intera popolazione scolastica il prossimo sabato 12 dicembre. Da lunedì successivo, invece, in virtù di un accordo con i medici di medicina generale e con l'odontoiatria, i soggetti sintomatici in possesso di apposita prescrizione potranno sottoporsi al tampone nello studio dentistico pagando solo 30 euro. Mentre attendiamo che il sistema sanitario pubblico riesca a superare le ben note difficoltà, cerchiamo di agire per il meglio, afferma il sindaco Giovanni Ligios, ma non possiamo sostituirci a nessuno. Ribadiamo quindi che l'osservanza rigorosa delle disposizioni e la prevenzione sono fondamentali, anche perché al momento rappresentano le uniche armi vincenti contro il virus. Pertanto continuiamo a chiedere a tutti prudenza e pazienza e invitiamo ancora chiunque abbia un referto di positività a contattare tempestivamente l'amministrazione comunale, in modo che i necessari protocolli vengano applicati subito. Il comune di Osilo, nell'ambito del piano locale, ha anche costituito un team all'interno dell'amministrazione coadiuvato dai medici di medicina generale ed altri professionisti in ambito sanitario. Di recente sono stati infatti effettuati 2 screening, uno sul personale docente e non docente della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e uno sugli amministratori e sui dipendenti comunali. Oltre ad informare regolarmente i cittadini sull'andamento della curva dei contagi del paese, il comune ha supportato il centro cura e salute, consentendo agli osilesi di fare il test antigenico rinofaringeo al prezzo di mercato più basso. Il Natale è alle porte e anche se sarà un 25 dicembre diverso dagli altri anni, nella tavola dei sardi non possono mancare i prodotti tipici dell'isola. I circoli sardi di tutta Italia e non solo si confermano i migliori ambasciatori della Sardegna e della sua tradizione enogastronomica. L'agnello di Sardegna IGP entra tra i prodotti della piattaforma sardatellus.it, la vetrina online che accoglie solo ed esclusivamente i prodotti dell'isola. Questo grazie all'accordo tra Contas e la FASI, Federazione Associazioni Sarde in Italia, con oltre 70 circoli e circa 30.000 soci che vivono nel centro e nel nord Italia, che farà arrivare sulle tavole degli immigrati sardi l'agnello, simbolo della gastronomia sarda e del pranzo di Natale. Una vetrina importante, della quale andiamo orgogliosi, afferma il presidente della Contas, Battista Qualbu. La FASI e i circoli dei sardi sono i nostri più autentici testimonial, sono loro che promuovono al meglio nel mondo la nostra Sardegna con il suo patrimonio enogastronomico. La piattaforma Sardatellus, ribadisce Bastanino Mossa, uno degli ideologi della piattaforma forma di e-commerce, è un filo diretto con la Sardegna, un servizio sia per chi sta fuori dalla Sardegna, ma anche di insostituibile promozione dei prodotti e delle imprese sarde. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna mascherine chirurgiche in confezioni da 10 pezzi a 20 centesimi ciascuna e a 25 centesimi in confezioni singole. Mascherine filtranti facciali FFP2 in confezioni da 100 pezzi a 1,20 euro ciascuna e a 1,50 euro in confezioni singole. Mascherine lavabili a 30 centesimi ciascuna. Nel nostro punto vendita sono disponibili presidi di protezione individuale e tutti i prodotti per la sanificazione. Proteggiti dal coronavirus con Sidernet. Generali, partner di vita. Sidernet. Pellet certificato in sacchi da 15 kg a 4,29 euro. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. Anche Castelsardo ora la sua centenaria. Maria Raffaella Pala, classe 1920, qualche giorno fa ha compiuto i 100 anni. La nonnina castellanese è stata festeggiata nella sua abitazione, dentro le mura del castello dei Doria. Il sindaco Antonio Capula, a nome di tutta la cittadinanza, le ha consegnato una targa con gli auguri dei suoi compaesani. Madre di 7 figli, si è sposata nel 1944 e non si è mai spostata dal borgo medievale. Nella sua vita ha svolto tantissimi lavori, ma la sua passione è quella dell'artigianato
e in particolare l'intreccio dei cestini, una tradizione castellanese che si tramanda di madre in figlia e che in periodo di guerra, ma anche negli anni successivi di Grande Depressione, venivano utilizzati come merci di scambio con generi alimentari. Solo successivamente, per zia Maria Raffaela, questa attività è diventata un vero e proprio lavoro che ha continuato fino a pochi anni fa. I cestini chiamavano paneri, nella verità io facevamo di paneri e campavamo tutto da paneri. Eravamo poveri, noi eravamo ricchi, però papà era travagliatore, seminava il trigo, seminava il fagiolo, seminava tutto e lo mangiava io. Io faccio 100 anni, sono cosanissima, così siano migliori fino a più di 100 anni. Tifosa del Cagliari, con cui condivide l'anno di nascita, è anche un'appassionata di musica italiana. Mi piace le cantanti, sapevo tutte le nomi delle cantanti, quando era che il programma invece di figurare a Vigni, figurare cantanti, era Massimo Ranieri, era Gianni Morandi, era Gianni Nazzaro, era Marcella Bella.